Publiti Comunicazioni Audiovisive. Concessionaria esclusiva della tua pubblicità. Telefono 368 381 5964. Le telecamere di Fashion Magazine TV hanno ripreso per voi il secondo meeting del cane Città di Carini, organizzata dall'associazione Club Rosanero di Enzo Visconti e che ha visto la partecipazione di oltre 150 cani di razze diverse. Beh, è un po' difficile perché oggi come oggi non sono più i tempi di una volta che gli sponsor partecipavano volentieri e quindi c'è un po' diciamo che non si può organizzare subito una mostra, ci lavoro 2 mesi per organizzare una mostra. Quali caratteristiche deve avere un cane per partecipare a queste gare? Lo abbiamo chiesto al giudice di gara. Ah, sicuramente deve avvicinarsi il più possibile allo standard descritto dall'ENCE FC e oltre questo avere la distinzione e delle qualità di eleganza e di classe per poter dire che tra tutti è il vincitore. Sicuramente il cane si avvicina il più possibile allo standard descritto per misure, peso e tipicità, sicuramente è quello che vincerà il trofeo di oggi. Sono circa 160 cani, quanto ho capito, e vengono premiati per classe, divisi per età, quindi baby, juniors, giovani, adulti. Poi vengono divisi per categorie, quindi tutti i pastori, tutti i molossi, tutti i cani da caccia, tutti i terrier e tutti i levrieri. Il migliore di ogni categoria poi farà alla fine, il tardo pomeriggio, il best show, cioè il migliore di tutto lo show. E lì si vince sicuramente il cane che nel movimento, nella classe, dell'eleganza si distingue rispetto agli altri. Questo è uno Schnauzer medio pepesale, è un giovane, è una razza tedesca che fa parte del secondo gruppo dei cani di difesa. È uno dei migliori cani da compagnia e all'estero, negli Stati Uniti, è molto diffuso come razza. Questo è lo Yag Terrier, è sempre in classe giovani, è una delle razze del gruppo 3 dei cani terrier ed è utilizzato per la caccia in tana. Questo è un cane lupo slovacco, è una razza nata negli anni 50. E nasce dal lupo e dal pasto tedesco. Ancora oggi in alcune linee di sangue troviamo il vero lupo ed è una delle razze più naturali e meno lavorate rispetto alle razze che noi troviamo nelle 800 razze riconosciute. Qui abbiamo un bassotto standard, pelo lungo, abbiamo il bassotto, una razza tedesca che nasce come caccia in tana e abbiamo la variante di 3 tipologie di pelo, pelo corto, duro e lungo come in questo soggetto. Questo è un soggetto molto giovane, abbiamo il colore marrone e nero focato. E poi abbiamo 3 taglie, lo standard che è questo qui, il nano e il caninchen, che viene stabilito non dall'altezza al garrese ma dalla circonferenza del torace. Allora, qui abbiamo un American Pitbull UKC, abbiamo 2 tipologie di standard negli American Pitbull, abbiamo l'UKC che è questo qui, la DBA. Questa è la variante nota dal colore del naso e si chiama Red Nose. Viene considerato uno dei cani killer, invece mi spiace dirlo, ma in America è una delle razze più utilizzate nella pet therapy, negli ospedali e nelle scuole e come cane da ricerca di persone scomparse. Quindi ho voluto farvi presentare questa femminuccia proprio per farvi capire che in realtà più che un cane pericoloso è il pericolo di baci, ma non di morsi. Ok, qui abbiamo un cane corso, cane Pugnaces, una delle razze più antiche italiane, anzi Orgoglio è una delle razze meridionali, dalla Campania alla Puglia alla Sicilia, è una razza nostra tipica, utilizzata come bovaro, come tuttologo, perché oltre a fare il bovaro è un ottimo guardiano, usato anche come cane da caccia per il cinghiale, ma a sua volta è un ottimo compagno e fedele amico. Questa è la variante grigia, abbiamo diversi colori, è il cane corso e lui è un soggetto che ha gareggiato oggi e ha vinto il miglior di razza.
Qui abbiamo il Maltese, che è una delle razze italiane, anche se il nome può trarre inganno, è una dei migliori cani da compagnia ed è una delle poche razze riconosciute dall'ENCI come cane da compagnia di origine italiana. Abbiamo il Maltese, il Bolognese, il Volpino italiano come cane da compagnia. In questo caso abbiamo un soggetto giovane. Qui abbiamo il Barbone, detto anche comunemente Barboncino. Abbiamo diverse tipologie di taglie, abbiamo il Gigante, il Medio, il Nano e il Toy. Secondo alcuni studi scientifici, il Barbone è una delle razze più intelligenti e nasce come cane da caccia all'anatra e in acqua. Per questo la toilettatura dei pompon e altri tipi di toilettature nasce proprio per evitare che il cane si possa bagnare per l'umidità. È una razza da compagnia più versatili, abbiamo il colore bianco come in questo caso, come il cane ci fa vedere anche molto vivace, abbiamo il colore nero, marrone, albicocca, grigio e silver. Qui abbiamo un Chihuahua. La caratteristica del Chihuahua, questo è a pelo lungo, ma abbiamo anche il pelo corto, la caratteristica deve essere che ha la testa a mela, ecco perché, per poter distinguere bene un Chihuahua originale oppure no. Oltre a questo è uno dei cani più piccoli della compagnia ed è una delle razze attualmente più amate. Questo è un American Bulldog, un cucciolo. È una razza utilizzata, bull infatti da toro, abbiamo la tipologia standard, la tipologia Johnson, è una razza ancora non riconosciuta ma è una delle le più storiche razze dei molossoidi. È una razza in America molto diffusa, è conosciuta molto per la sua versatilità come può essere anche l'American Pitbull, è conosciuto come uno dei cani tuttofare, è un ottimo guardiano e un ottimo cane da compagnia. Just let it.